Perché non sono stata avvertita? Rappresento il suo avvocato. Avete controllato il suo alibi? Lo stiamo facendo. E i tabulati telefonici? Ci vuole l'autorizzazione del giudice. Cosa aspetta? Io voglio il suo nome, indirizzo e numero di telefono. Dopotutto si tratta del padre di mia nipote. Presunto padre. Fa lo stesso. Ora sta esagerando. Ragusa, faccia bene il suo lavoro. Questo non può dirmelo lei. E la smetta di darmi degli ordini come se fosse lei a capo di questa istruttoria. Ha ragione, mi scusi. Beh, che c'è da guardare? Forza, lavorare, andiamo! Squadra mobile, mi dica. Questa notte sua figlia ha avuto una crisi. Lo psicologo del carcere dice che è a rischio. Dio mio. Nessuno vuole che si faccia del male. Tu sei mia madre, mi devi aiutare. Ma non ti perdono. Non ti perdono. Mi tirerei fuori da qui lo stesso. Ci sto provando. Ma abbiamo poco tempo. Io non so quando mi ridaranno il permesso di vederti. Allora, cosa sei venuta a fare a Milano? Avevo promesso ad Alma di farle conoscere suo padre. Erano mesi che me lo chiedeva. E lo avete incontrato? Chi è? Si chiama Tony. Tony Grandi, fa il musicista. Ma tutto questo l'ho già detto con la faccia di culo. E perché non state più insieme? Perché è stata una storia così. Così come? Siamo stati insieme un paio di mesi. Ma è un pazzo, mamma, è sempre strafatto. All'inizio pensava che lo volessi ricattare, poi quando ha capito che io ad Alma ci tengo davvero, ha voluto dei soldi. Si è fatto pagare per farsi una foto con sua figlia. Per questo ho chiamato Paolo. Avevo bisogno di soldi della macchina fotografica. E non l'hai più rivisto? No. Magari ti ha seguito, magari era geloso. Ti ho detto di no, lui se ne frega di noi. Ritirami fuori da qui, ti prego. Non ce la faccio più, Alma ha bisogno di me, non ce la faccio più. Basta, basta, non piangere, su. Guardami negli occhi, guardami. Fidati di me. Chi ha incontrato il papà Martina? Il colloquio è finito. Un momento, aspetti. Perché avevi paura? Perché hai paura, figlia mia? Io non mi ricordo niente. Se Alma muore, io mi ammazzo. Era sconvolto dalla droga, non si è reso conto di quello che faceva. La Marsiglia non si può opporre alla perizia psichiatrica. Gli elementi che abbiamo sono tutti a nostro favore. Se ci muoviamo bene possiamo ottenere gli arresti domiciliari in breve tempo e più là la condanna solo a una pena riabilitativa. Giudice, io credo che questa sia l'unica strada. No, nessuna perizia. Non è stata lei. Vede, io non ho nessun elemento. Ma sono sua madre. Lo sento. Prega il Dio che te metto un'uccella con una di noi. Ma come ha fatto a ammazzare botte tu figlia? Sei buona a prendertela solo con Linda, tua figlia, schifosa! Mary, basta, tornate subito in cella. Dipende chi ammazza i figli? Ho detto in cella, subito. Va bene. Ce la fai? Grazie. Non ringraziarmi. Oddio, oddio, che succede? Alma, può uscire per favore? Dottor Bruni, venga presto!
Sì, che c'è? Dottore, che... Fatica a respirare. La prego, signora, si accomodi. Tenete sotto controllo la pressione. Va bene. Oddio. Non c'è tempo da perdere. C'è la crisi respiratoria. Ossigeno, presto. Sì, dottore. Pressione 110, 70 e 9. Ecco. Non capisco questa crisi. Pressione 120, 85. Sta salendo ancora. 1200 mg in vena. Oddio, fa che viva. Fa che viva. Viva. Bisogna fare dei controlli più approfonditi. Faccio subito un prelievo per le analisi. Altro cortisone, presto. Dottore. La prego, signora, non può entrare. Mi dispiace, ma lei non può restare qui. Suo nipote ha un test chiave per l'intera indagine. E io non voglio che sia influenzata.